Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Come sempre, ogni settimana torniamo in compagnia dei nostri amici professionisti per darvi risposta alle tante domande che inviate alla nostra redazione inerenti a diverse tematiche del mondo del diritto e della tutela, appunto. Parleremo di diritto sanitario, di mediazione creditizia e poi, come sempre, i consigli di fisco, economia e famiglia. Iniziamo con Difesa Salute, l'associazione presieduta dall'avvocato Giuseppe Placentino, per parlare di un caso, il caso di una infermiera e della pensione di inabilità da lei richiesta. Ascoltiamo, ecco, dettagli riguardo questo caso e i consigli dell'avvocato Giuseppe Placentino. Un'altra vicenda interessante riguarda questa signora che ci ha mandato la documentazione, è venuta qui producendo un certificato di invalidità al 35%. Questa signora è una infermiera professionale e nel momento in cui ci ha mandato questo certificato abbiamo subito notato che appunto non c'era l'iscrizione a collocamento mirato. Quindi per l'iscrizione a collocamento mirato occorre almeno il 46%. Ora, quando abbiamo visto questo verbale, che cosa abbiamo tenuto a precisare? Abbiamo precisato che è impugnabile il verbale sulla base di due obiettivi da raggiungere. Il primo obiettivo è l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato. Ma voi mi direte, se la signora è una infermiera a tempo indeterminato nella ASL, a che cosa gli può servire questo collocamento mirato? Giusta osservazione. Per questa ragione, per evitare che il ricorso sia improcedibile, a chi ha un certificato di invalidità del 35% e vuole una percentuale superiore perché ritiene di avere un'invalidità superiore, esiste un altro sistema, un escamotage, che è giuridico, non è un consiglio contra legem, cioè quello di richiedere nell'accertamento tecnico preventivo anche il congedo per cure. Infatti c'è proprio una legge molto importante che io adesso vado a leggere ed è il decreto legislativo 18 luglio 2011 numero 119 all'articolo 7 stabilisce che i lavoratori mutilati o invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono usufruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore ai 30 giorni. Di conseguenza, quindi, l'accertamento tecnico preventivo che noi andremo a depositare al giudice del lavoro competente avrà come obiettivo sia l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto a collocamento mirato, quindi il 45%, sia l'accertamento sanitario delle condizioni legittimanti il diritto al congedo straordinario per cure. Quindi attenzione a questo passaggio. La particolarità del caso è che appunto questa signora è un'infermiera, ha quindi già un contratto. Perché dobbiamo anche dirlo? Qualora noi avessimo voluto impugnare questo verbale per il 74%, quindi per l'assegno, a parte il fatto che dal 35 al 74%, insomma, la percentuale è molto alta, non so, e dobbiamo verificare se in base alle patologie questa signora avesse o meno diritto a questo assegno mensile di assistenza. Però va da sé che, tra virgolette, l'obiettivo minimo in certi casi è il collocamento mirato con il 45% e il 50% il congedo per cure. Come ogni settimana in questo spazio ci occupiamo anche di credito, lo facciamo attraverso un mediatore creditizio, questa figura che stiamo imparando a conoscere nel corso di queste settimane. Ci aiuta come sempre Giulio Curatella che quest'oggi ci fornisce 10 preziosi consigli per approcciarsi alle banche, soprattutto per richiedere un mutuo. Oggi ti svelerò la formula magica per trasformare il tuo mutuo in una Ferrari e sfrecciare a tutta velocità verso il tuo obiettivo senza andarti a schiantare. Ciao, sono Giulio. Guarda questo video se hai un progetto immobiliare da finanziare e cerchi informazioni su come realizzare il tuo progetto senza rovinarti la vita. Ecco i 10 comandamenti che devi assolutamente conoscere prima di andare in banca e che ti aiuteranno a mettere il turbo per il tuo progetto. 1.
Per prima cosa, la domanda più importante che in questo momento devi porti non è qual è il tasso più basso, ma piuttosto qual è il prodotto più adatto a realizzare il mio progetto in base alle mie reali caratteristiche? Non siamo tutti uguali e la stessa soluzione non va bene per tutti. 2. Stai alla larga dai comparatori online. I comparatori online sono quei siti internet che molte persone ingenuamente utilizzano per confrontare i tassi di interesse. In realtà questi software sono completamente stupidi, nel senso che non riescono a valorizzare il tuo reddito, i tuoi risparmi, il tuo nucleo familiare, la rata massima che puoi sostenere e tutte quelle caratteristiche che rendono il tuo progetto e la tua storia completamente diversi da qualsiasi altro e che per questo richiedono una consulenza personalizzata. 3. Lascia perdere le chiacchiere e i luoghi comuni, tipo le banche danno i soldi solo a chi già ce li ha. Le banche non sono tutti uguali e là fuori potrebbe esserci quella pronta a credere ed investire nel tuo progetto immobiliare, aiutandoti a raggiungere il tuo importante traguardo. 4. Non presentare più domande di mutuo contemporaneamente, altrimenti andranno a sovrapporsi e potresti avere grosse difficoltà per la delibera del mutuo. 5. Non aver paura della lunga durata di un finanziamento. Meglio un mutuo a 30 anni che puoi onorare fino all'ultima rata e non uno a 20 che però dopo 3 anni magari manderà o potrebbe mandare a gamba all'aria te e la tua famiglia. La realtà, infatti, è esattamente l'opposto di quelli che molti pensano. Le banche prediligono durate inferiori per abbattere il rischio. Piuttosto, quello che devi considerare è la possibilità, nel corso del tempo, di rinegoziare il tuo investimento a condizioni migliori e di fare piccole estinzioni anticipate che andranno a migliorare le cose per te e per la tua famiglia. 6. Non superare mai i limiti di velocità. Non fare il passo più lungo della gamba. Neanche una Ferrari può affrontare una curva oltre una certa velocità. Allo stesso modo, anche tu non puoi pagare una rata oltre un certo limite del tuo reddito. 7. Non farti abbagliare da offerte che sembrano stratosferiche. Il mutuo, in realtà, è come un abito su misura. Va costruito sulle tue reali caratteristiche ed esigenze. Ad esempio, se devi fare una ristrutturazione, la differenza fra la possibilità di ottenere i fondi a tranche o in un'unica erogazione è molto più importante della differenza di uno 0, sul tasso di interesse. 8. Non fare il kamikaze e cerca informazioni su internet. Non puoi andare in banca come un volontario dell'aeronautica giapponese della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, per prima cosa, informati. Come dico sempre io, preparati e la banca non ti coglierà mai impreparato. Non utilizzare il web per fare semplici preventivi, ma piuttosto cerca informazioni concrete su come scegliere il mutuo più adatto a finanziare il tuo progetto. Sul blog Mutuo Vincente, ad esempio, c'è una miniera d'oro ricca di informazioni che aspetta solo di essere saccheggiata da una persona sveglia ed intelligente come te. 9. Come qualsiasi auto ha bisogno di una polizza RC, così qualsiasi mutuo ha bisogno di una polizza vita per proteggere la tua famiglia. Non è obbligatorio sottoscrivere quella proposta dalla banca e prima di sceglierla confronta almeno 3 preventivi diversi e ricorda, quella più economica spesso è semplicemente quella che offre minori garanzie. 10. Non scordarlo mai. Tra te e le banche esiste un enorme conflitto di interessi. Affidati ad un consulente creditizio che lo azzeri e che ti aiuti a scegliere e confrontare tutti i prodotti in un unico appuntamento. Come ti ho mostrato in questo video, ottenere un buon mutuo può essere entusiasmante come salire a bordo di una Ferrari per andare a tutta velocità verso il tuo obiettivo. Allo stesso tempo, in questo momento, devi assolutamente sapere che il mutuo e la Ferrari hanno 2 importanti caratteristiche in comune. 1. Devi saperli domare se non vuoi andarti a schiantare. 2. Il difficile non è tanto ottenerli quanto mantenerli nel tempo.
Per rimanere aggiornato su questo argomento, puoi seguirmi su Facebook, sul mio blog e puoi anche iscriverti al mio canale YouTube. Grazie, ciao e a presto! Seconda parte di Chiedi a Noi, come vi anticipavo, è il momento dei consigli riguardanti le tasse e le scadenze fiscali con il dottor Massimiliano Casto, tributarista ed esperto di diritto del lavoro. Bene, carissimi amici, bentrovati all'appuntamento con il fisco di Padre Pio TV. Per quanto riguarda questa settimana, volevo tornare sull'argomento colf e badanti, quindi per quanto riguarda il mondo del lavoro domestico, perché tantissimi telespettatori ci hanno scritto, quindi ci hanno chiesto ulteriori delucidazioni, chiedendoci addirittura informazioni per quanto riguarda le ultime novità normative, ma anche previdenziali per quanto riguarda appunto il grande mondo del rapporto di lavoro domestico. Innanzitutto volevo fare una precisazione per quanto riguarda l'acronimo COLF, ma anche per quanto riguarda la denominazione del termine badante, perché c'è una sostanziale differenza tra queste due grandi categorie di lavoratori all'interno del rapporto di lavoro domestico. Per quanto riguarda l'acronimo COLF, ovviamente parliamo di collaboratrici familiari, si intende una persona che viene coinvolta nell'ambito del lavoro domestico all'interno del nucleo familiare per quanto riguarda la pulizia, ma anche la cura della casa. E l'emanzione deve essere sempre relativa alle cure assistenziali a persone anche non autosufficienti. Invece per quanto riguarda l'acronimo badante, è il termine più frequentemente utilizzato per quanto riguarda tutte quelle categorie di lavoratori che sono destinati ad un'attività di assistenza, ma anche ad un'attività di partecipazione all'interno del nucleo familiare per quanto riguarda un carattere non sanitario di assistenza a persone che hanno una disabilità fisica o psichica o addirittura destinati all'attività di assistenza di persone anziane. Quindi ovviamente capite benissimo che c'è una sostanziale differenza tra queste due grandi categorie di lavoratori all'interno dell'ambito del rapporto di lavoro domestico. Vediamo adesso come funziona tecnicamente, quindi parliamo della assunzione, parliamo del rapporto di lavoro domestico, ma anche della cessazione. Per quanto riguarda l'assunzione, questa già a partire da una famosa normativa che prevede un'assunzione telematica di tutte le categorie di lavoratori, perché come capite anche il rapporto di lavoro domestico è inquadrato dal punto di vista normativo a tutte le altre categorie di lavoratori, quindi parliamo di lavoratori nell'ambito eventualmente del settore del commercio, dell'artigianato, ma anche dell'ambito dell'industria. Quindi anche per quanto riguarda questi lavoratori devono essere assunti esclusivamente con una procedura telematica o una procedura prevista che deve essere fatta il giorno antecedente dell'inizio del rapporto di lavoro. Quindi se noi dobbiamo assumere una lavoratrice che dovrà rendere il proprio servizio, la propria attività professionale il giorno successivo, quindi il giorno antecedente, entro la mezzanotte del giorno precedente, deve essere fatta questa comunicazione che deve essere appunto fatta telematicamente attraverso il sito dell'INPS. Nel sito dell'INPS, dopo una fase di registrazione, è possibile accedere al appunto settore lavoro domestico. Bisogna indicare dei dati fondamentali. Quindi ovviamente per indicare dei dati bisogna sempre reperire tutta la documentazione necessaria dal lavoratore, quindi parliamo del documento di riconoscimento della tessera sanitaria, e io consiglio sempre ai nostri amici telespettatori che ci seguono di avere anche delle referenze, perché ovviamente nell'ambito del lavoro domestico è opportuno, visto che è una persona che viene a vivere comunque all'interno del nucleo familiare, è sempre avere delle referenze dei precedenti del rapporto di lavoro che ha avuto o la colf o la badante. Quindi, ma fondamentalmente bisogna avere una copia del documento di riconoscimento del lavoratore o della lavoratrice che intendiamo assumere, la copia della tessera sanitaria, quindi del codice fiscale, e quando parliamo di un'assunzione eventualmente di una cittadina o un cittadino extracomunitario, dobbiamo tenere presente che il cittadino deve essere in possesso del famoso permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno non è altro che quel permesso che viene rilasciato dalle questure di competenza
dagli uffici stranieri e delle questure di competenza dove risiede questo lavoratore o questa lavoratrice extracomunitaria, che attesta che il lavoratore è in regola con le norme sul soggiorno e quindi sull'ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro. Quindi facciamo attenzione che nel permesso di soggiorno c'è appunto descritta la motivazione del rilascio di questo permesso di soggiorno e quindi per essere regolarmente assunto questo permesso di soggiorno deve essere per motivi di lavoro subordinato. Per quanto riguarda poi la fase di invio dei dati, quindi l'assunzione vera e propria attraverso questo sito dell'INPS, nella sezione rapporto di lavoro domestico, quindi dobbiamo indicare tutti i dati del lavoratore o della lavoratrice, quindi la residenza, tutti i dati anagrafici, ovviamente la stessa cosa va fatta per i dati del datore di lavoro e poi ovviamente ci sono i dati fondamentali necessari per quanto riguarda l'ambito lavorativo, quindi parliamo dell'ammontare settimanale delle ore che la lavoratrice o il lavoratore andrà a svolgere all'interno del nucleo familiare, ovviamente la sede dei lavori, e questo è molto importante per quanto riguarda eventualmente il caso in cui una parte dell'anno la lavoratrice o il lavoratore svolge l'attività all'interno della famiglia e poi magari nei mesi estivi va nei luoghi di villeggiatura, quindi dobbiamo indicare anche i mesi eventualmente quando la lavoratrice o il lavoratore si sposta e segue la famiglia nei luoghi di villeggiatura. Ovviamente anche, dobbiamo indicare anche la retribuzione e quindi si potrà procedere con l'assunzione definitiva di questa colf e di questa badante. Per quanto riguarda la procedura, è fondamentale che venga fatta il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro. Se viene fatto lo stesso giorno, addirittura nei giorni successivi, c'è una sanzione anche abbastanza elevata da parte dell'ispettorato del lavoro provinciale di competenza dove ha sede il lavoro. Va bene, nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro ci sono delle varie spettanze che competono al datore di lavoro, quindi deve essere retribuita regolarmente con le tariffe sindacali che vengono fissate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, vigente appunto per quanto riguarda le colf e le badanti, e quindi c'è il diritto alla retribuzione con tutti gli oneri accessori, quindi parliamo delle ferie, parliamo di tutte le spettanze ed eventualmente il TFR in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Volevo soffermare per quanto riguarda le ferie, perché nel rapporto di lavoro domestico vengono concesse le ferie come tutti gli altri rapporti di lavoro dipendente, quindi anche in questo caso il lavoratore ha diritto a 26 giorni di lavoro per ogni anno di servizio prestato che vengono distribuiti in 12 mesi, ovviamente quindi matura 2 giorni, 17 per ogni mese di effettivo lavoro. La concessione delle ferie ovviamente deve essere sempre concordata tra datore di lavoro e dipendente. E normalmente vengono concessi 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo, gli altri 15 giorni devono essere retribuiti e concessi entro l'anno. Per quanto riguarda invece le ferie che non vengono concesse entro l'anno, quindi non vengono godute, non c'è più quella possibilità che era in vigore fino a qualche anno fa di pagare le ferie non godute. Quindi nel caso in cui le ferie non vengono prese dal lavoratore o dalla lavoratrice entro l'anno, non può accumularsi con la retribuzione, quindi non possono essere retribuite come ferie non godute, ma le ferie devono essere un diritto e quindi devono essere godute e concesse al lavoratore. Soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro, allora, visto che ci sono delle ferie che comunque non vengono godute, allora alla fine, assieme alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, che è in pratica la liquidazione e le spettanze di fine lavoro, allora in questo caso, soltanto in questo caso, possono essere retribuite come ferie non godute tutte quelle giornate di ferie che non sono state prese dal lavoratore. Per quanto riguarda invece la contribuzione, ci sono i bollettini, i famosi bollettini MAV, che vengono recapitati a domicilio del datore di lavoro e quindi devono essere pagati trimestralmente dalla famiglia che appunto ha assunto la colf o la badante. Ripeto, questo è un caso esclusivo perché in tutti i rapporti di lavoro, quindi parliamo nell'ambito del commercio, ma dell'artigianato, dell'industria, i contributi per i dipendenti devono essere versati entro
il 16 del mese successivo a quello della retribuzione, quindi i contributi vanno versati mensilmente, esclusivamente per i lavoratori domestici vanno versati invece trimestralmente attraverso questi bollettini MAP che vengono recapitati a domicilio da parte dell'INPS. Per quanto riguarda infatti i primi tre mesi di lavoro, quindi parliamo di gennaio, febbraio e marzo, i contributi devono essere versati all'INPS entro il 10 di aprile, quindi 10 del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il periodo di lavoro invece che va da aprile fino a giugno, quindi aprile, maggio e giugno, i contributi devono essere versati entro il 10 di luglio. Per i contributi invece relativi al periodo di lavoro prestato nel mese di luglio fino a settembre, allora devono essere versati entro il 10 di ottobre. Per l'ultimo trimestre dell'anno, quindi parliamo del periodo di lavoro prestato nel mese di ottobre, di novembre e di dicembre, i contributi devono essere versati entro il 10 di gennaio dell'anno successivo. Quindi comunque i contributi, ricapitolando, vanno versati trimestralmente entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento. Dicevo che questi contributi vanno versati attraverso i bollettini MAP, sono dei bollettini classici che vengono inviati dall'INPS a domicilio del datore di lavoro, e in molti casi questi bollettini sono già prestampati con gli importi predefiniti in base agli orari di lavoro che sono stati indicati nel contratto di assunzione al momento quando è stata avviata la procedura di avviamento al lavoro. Però nel caso in cui ovviamente nel trimestre di riferimento non sono stati svolti tutte le ore di lavoro che erano state previste nel contratto di assunzione, quindi potrebbe essere delle ore in più o delle ore in meno, allora in questo caso bisogna accedere sempre nel sito dell'INPS, se è possibile quindi modificare l'ammontare delle ore trimestrali, quindi indicando appunto l'ammontare effettivo delle ore prestate nel trimestre di riferimento, e quindi ed è la procedura dell'INPS permette anche di stampare il nuovo bollettino MAP per i contributi del trimestre di riferimento con l'importo esatto dei contributi da pagare. Bene, per oggi è tutto, noi ci risentiamo la prossima settimana. Io volevo ricordare a tutti i nostri amici a casa che potete porre i vostri quesiti sia dal punto di vista previdenziale ma anche dal punto di vista fiscale, e noi saremo felici di rispondere a tutti. Grazie, alla prossima settimana. Chiedi a noi termina qui, come sempre torneremo a farvi compagnia la settimana prossima. In attesa delle vostre domande vi saluto e vi do l'appuntamento ancora con questo nostro spazio dedicato alla tutela.